Giorgio Romano Sottapava, che ci parlerà di sistemi elettorali, miti e paradossi del sistema proporzionale. Il professor Sottapava ha conosciuto una volta di questa platea, quando non è all'estero, vive e insegna a Roma, dove è ordinario di calcolo delle probabilità all'Università La Sapienza. Diciamo, affianca la sua attività didattica che ha curato e continua a curare in particolare edizione, una diciamo, ricca e vivace attività di ricerca. Diciamo, non in estrema sintesi, non del tutto esaustiva, possiamo dire che questa negli ultimi anni è stata in particolare tesa a rivedere quello che è il concetto classico di probabilità, arrivare poi a formalizzare e generalizzare un nuovo, una nuova interpretazione di questa nuova teoria e rivedere alla luce di questa, questa nuova idea intere teorie. A titolo diciamo, del tutto significativo possiamo dire pensare che tutta la teoria Fazzi può essere considerata come un caso particolare di questo diciamo, framework generale a cui appunto il professore ha pensato. E accanto diciamo, a queste che sono le attività preminenti, mi piace sottolineare diciamo, l'impegno profuso diciamo, come attività di divulgatore, è stato infatti il promotore, cioè, mi sembra di sapere tuttora, organizzatore e autore di workshop e conferenze sia in Italia che all'estero che danno l'opportunità a professori ma anche a giovani ricercatori di potersi confrontare su macro temi di carattere scientifico. Tra le altre cose ricordiamo, sì, visto anche l'attenzione che ci accoglie, l'organizzazione della scuola estiva di matematica, quei laboratori di scienze sperimentali che ha avuto diverse edizioni dal 2001 fino al 2009. E quindi diciamo, all'interno di questa testa che racchiude in sé scienza e filosofia non poteva mancare un suo intervento proprio grazie anche al carattere diciamo, globale della, della sua attività di ricerca. E per concludere, leggendo diciamo, questo manifesto iniziale, volevo lanciare diciamo, uno spunto di riflessione, no? Vedo energia, intelligenza e macchine. Forse in questo caso possiamo pensare, e mi chiedo se insomma, possiamo farlo, al sistema elettorale come una macchina fondamentalmente creata e pensata dall'uomo. Forse possiamo vedere l'intelligenza come una facoltà che ci è data per poter appunto gestire e capire i paradossi e va bene, i miti a cui questa stessa macchina creata ci può portare. Ovviamente tutto questo grazie diciamo, all'energia del professore. E quindi lascio la parola a lei. Quindi in base alla presentazione che avete sentito capite che non parlo delle cose di cui mi intendo, parlo di cose di non mi intendo, perché non mi occupo di sistemi elettorali, però mi incuriosito la cosa e quindi ho cercato di fare una disposizione abbastanza elementare, spero. Tra l'altro il titolo non riflette il contenuto perché non parlerò solo della proporzionalità, ma in generale vado a dire che tutti i sistemi elettorali hanno qualche problema, diciamo così, no? Allora, cominciamo con delle ovvie definizioni, questa è la parola grossa, ma il sistema elettorale che cos'è? È l'insieme delle regole che in una democrazia rappresentativa si adottano per trasformare le scelte delle persone in voti e i voti in seggi e separati, soprattutto per formalizzare. Esso è composto da elementi fondamentali, il sistema di votazione e poi il metodo della distribuzione dei seggi. Tradizionalmente i sistemi elettorali erano classificabili, adesso però poco capiremo perché c'è l'imperfetto, erano classificabili in due grandi categorie, i maggioritari che tendono a premiare i candidati o partiti vincitori in collegi uninominali o plurinominali, e i sistemi proporzionali che invece tendono a stabilire, poi vediamo se ci riescono, un rapporto proporzionale tra i voti ottenuti da un partito e i seggi che il partito dovrebbe avere assegnato in conseguenza dei voti conseguiti. Erano, perché fra poco ricorderò che adesso non è più così, insomma, perché poi ci sono i sistemi misti, no?
è abbastanza diffusa la convinzione che l'unico sistema elettorale veramente democratico sia quello proporzionale. In effetti dal punto di vista astratto teorico è così, poi il problema è che c'è l'aritmetica, la matematica tra i piedi, che poi costringe ad accorgersi che il moderato sembri così, non è così per motivi proprio aritmetici. A proposito del sistema proporzionale, normalmente c'è Popper che la pensa in maniera un po' diversa, ha scritto molti cose sui sistemi elettorali. Popper osserva che il sistema proporzionale ovviamente tende a far aumentare il numero delle liste, ma se c'è proporzionalità non c'è il rischio che c'è un certo quorum come di maggioritari, quindi tutti possono partecipare, una trentina toccherà pure a me, insomma, no? Quel poco che riesco a prendere. E quindi se fa aumentare il numero delle liste rende più difficile la formazione di un governo che abbia una maggioranza consolidata, perché poi ogni lista può mettere in peso, no? Ogni un piccolo partito può dire io mi invito a governo a saltare la maggioranza, no? Perché è difficile aspettarsi quando le liste sono tante che ce ne sia una che abbia addirittura la maggioranza assoluta. Di proporzionale tende a funzionare. E quindi al momento che il governo che è necessariamente di coalizione diventerà, quando si sottopone alle elezioni successive al giudizio, non si sa come bisogna giudicare, una persona delle liste partecipanti può ritenersi totalmente responsabile nel bene e nel male dell'operato del governo, no? Perché se ci sono le cose fatte male, la cosa di quell'altro, quelle fatte bene e nel mio, insomma, quando è tutto frazionato, diviso con tante liste, non si può individuare un responsabile, quindi crea problemi anche al momento del rinnovo, no? delle votazioni, nel momento del giudizio di quello che abbiamo fatto, che avete fatto nel passato. Naturalmente Popper, poi adesso non posso parlare di Popper, sviluppa il suo ragionamento, si era poi il sistema di queste considerazioni di carattere politico, perché qua discutiamo di sistema nazionale, sono dal punto di vista tecnico, fatto questo accenno, no? Naturalmente devo ricordare che a quello che dicevo poco fa, Dario Passanti, a partire dagli anni 90 si è fatto sempre più ampio un'altra categoria, una maggiorità proporzionale, sistemi misti, no? In Italia ci siamo sbizzarriti, in particolare le elezioni italiane complesse e differenziate a seconda del tipo di elezione, non ci sono due elezioni uguali in Italia, se non si parla di comune, provincia, regione, senato, parlamento, circoscrizioni, condominio, sempre di condominio, ognuno ha il suo sistema. Il sistema funzionale dello Parlamento, che era in auge per tutte le elezioni italiane prima del 93, eccetto che per il Senato, è ancora usato nel Parlamento europeo, si basa su 5 circoscrizioni, qualche un breve scuso per farvi capire senza entrare nel dettaglio, la situazione italiana come complicata e variegata, no? Si basano 5 circoscrizioni interregionali più una circoscrizione nazionale per il numero dei resti. Anche gli altri appuntamenti elettorali si svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma significativamente corretti con premi di maggioranza variamente assegnati. Per esempio nei consigli regionali il presidente di norma è eletto direttamente dai cittadini in un turno unico, qui non c'è il ballottaggio del presidente di regione, in un turno unico di votazioni. Il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente da un sistema misto, in gran parte proporzionale e in piccola parte con un premio di maggioranza. Come dicevo poco fa, non è facile riportare tutte le norme dettagliate, per esempio un quinto dei seggi, questa è la formazione del listino, distribuito sulla base di liste regionali, con tutti i listini, il cui capolista è il candidato alla presidenza, e chi vince fa di norma eleggere in blocco i candidati del proprio listino, non ci sono preferenze, quindi sono vanno dei voti sicuri, no? Avete sentito parlare in questi giorni del listino di Formigoni, il listino della Polverini, di vari presidenti regionali, allora il listino bloccato si vince, quelli vanno direttamente dentro, non si può decidere. Poi ci sono le elezioni comunali, per i comuni con meno di 12.000 abitanti e anche in quelle circoscrizionali c'è addirittura il 66% che viene assegnato al vincitore, c'è questo grosso premio di maggioranza, almeno il 66% delle leghe, almeno perché poi c'è un recupero quando non mi trattengono. Per le elezioni comunali è previsto il voto di preferenza, ancora è previsto. Però per quelle per i centri maggiori, anche in quelle provinciali, alle coalizioni di liste collegate al sindaco o al presidente, se hanno una maggioranza assoluta o ricorrenti in caso contrario al ballottaggio, viene garantito almeno il 60% di seggi. Poi all'interno della coalizione di maggioranza e con la lista di minoranza la distribuzione di seggi avviene in maniera proporzionale. Sto correndo perché tanto non, è soltanto per far vedere che casino che è, insomma, non è che è importante che mi fermo ognuno a spiegare. Questo veloce excursus è per rendere conto che i sistemi elettorali in Italia sono completamente di tipo diverso, quindi non mi interessa soffermarmi
più lentamente, adesso andiamo sulla parte tecnica, no? Naturalmente tutte queste regole decadono passando all'integrale distribuzione personale comune nel caso particolare in cui il direttore delega un sindaco o un presidente, parliamo di comune o di provincia, ma di una maggioranza assoluta una condizione diversa dalla sua, no? Sarebbe il famoso voto disgiunto. Così quando il voto disgiunto porta addirittura che la maggioranza del consiglio è diversa da quella relativa al presidente, si instaura quella che viene chiamata la nata zona, nel senso che quello è stato eletto presidente o sindaco, ma la maggioranza è dell'opposizione, insomma, no? Questo per dire che c'è un'altra peculiarità delle votazioni italiane, no? Per le elezioni provinciali, però, malgrado questa parte, in parte somiglia a un quale comunale, però per esempio non è previsto il voto di preferenza. Ma secondo un uso risalente a 50 anni dei c'è un particolarissimo meccanismo di lista bloccata, sembra un quasi collegio nominale, in realtà sono liste bloccate. Poi ci sono le elezioni politiche, la riforma del 2005 ha prodotto con modalità differenziata dalle due camere una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione che consegue la maggioranza relativa, attenzione, ma assunta. Chi arriva primo, anche con voti meno del 50%, prende il 55% di quota minima di seggi. È un sistema abbastanza simile a quello appena descritto relativo alle province e ai comuni, ma giunti, ma senza il voto di preferenza. Ecco, ho finito questo excursus non completo, tanto per farvi capire la complicazione. Siccome dobbiamo capire un po' come funziona il meccanismo, adesso parliamo di questa idea del sistema proporzionale, vediamo se il sistema proporzionale, che tutti credono che sia democratico, in realtà la matematica ci impedisce di concludere così, che sia veramente secondo la definizione democratico che possiamo concordare, insomma, no? E adesso vedremo. Allora, qual è il sistema, l'elemento caratterizzante del sistema proporzionale? È quello che si assegna dei seggi in circoscrizioni elettorali suddividendo le varie liste in proporzione ai voti ottenuti, non c'è la stessa proporzionale, in proporzione ai voti ottenuti fino a tanti seggi in proporzione di quanti voti hai preso, con ogni circoscrizione. Quindi adesso ne faccio l'esempio, fanno riferimento a una data di circoscrizione, con un dato numero di seggi, in questo caso diversi, e con un certo numero di liste concorrenti. E vediamo che succede se vogliamo ripartire i voti ottenuti in maniera proporzionale. Questo l'ho già detto, per questa video non fa riferimento alla data di circoscrizione di quelli della prima fase, tanti seggi, mattoni quozienti elettorali interi, adesso capiamo subito che vuol dire questo, conseguiti da ciascuna lista e poi assegnando successivamente i seggi di singole liste che hanno i resti più elevati. Non è l'unico metodo questo, è una cosa che si vede a parlare del metodo Ponte, sono tanti metodi per calcolare poi i resti. Io scelgo un tipo più facile, classico, di dare subito i quozienti interi e poi dare i resti in modo per capire dall'esempio. Supponiamo che in questa circoscrizione ci siano solo tre seggi da assegnare e che i voti validi, poi validi non sono più tutti, ma sono voti validi, siano 90.000. Adesso mi hanno notato perché il voto non è nel mondo né attenzione. Ci sono 5 liste, no, 5, ABC, DE. La prima lista prende 44.000 voti, che corrisponde al 48,9%. La seconda lista ne prende 13.000, che corrisponde al 14,4%. La lista C ne prende 12.000, che corrisponde al 13,3%. La lista D 11.000, 12,2%. La lista E 10.000, no? Un po' di 11.000. Ovviamente non si ottengono i quozienti elettorali. Siccome i seggi sono 3, a me mi tocca il 48,9%, a me lista A mi tocca il 48,9% di 3, quindi lo faremo pubblicare il 48,9%. Come vedete, sono 5, quindi sono certi di pavergarti per tutti, perché ovviamente qualcuno dovrà denunciare, quindi già la proporzionalità può non essere sufficiente, quello che visto dalla natura di numero maggiore che c'è disponibile, quindi bisogna fare il quoziente elettorale moltiplicato per 3. E poi vediamo che succede, no? Quando moltiplico per 3, allora la lista A viene 1,47, la lista B 0,43, la lista C 0,40, la lista B 0,37, la lista D 0,43, quindi un seggio assicura la lista A, quindi tocca un seggio e 47. Alle altre troveranno 0 seggi e i decimali. Allora come si decide? Si vanno a guardare i decimali e si diretti, cioè si comincia a dare in ordine decrescente diretto. Quindi il secondo seggio, avendo dato una lista A, si assegna alla lista che c'è il quoziente di resto maggiore. Si dà il caso che proprio la lista A stessa abbia il resto maggiore, no? Perché è 1,47. Quindi come si vede i dati numerano interi, quindi uno dei tre seggi disponibili viene attribuito subito alla lista A e nessuno delle altre liste. Successivamente in base a un secondo seggio va ancora alla lista A, perché
di 47 maggiore di 43, di 40 di 37 di 33. E l'altro l'ha ristabilito, perché poi nel 43, quindi in 37 sono stati dati due la lista e una la lista B. In conclusione, che succede? La lista conquista la maggioranza assoluta dei seggi, perché se sono tre, e la stessa addirittura i due terzi dei seggi. Uno non avrebbe avuto la maggioranza assoluta dei voti, perché i voti ne hanno avuti meno del 50%. Pure avendo avuto meno del 40% dei voti, si prende i due terzi dei seggi. No? Gli altri non prendono niente, tranne la B che prende il seggio, quello che si dice. Va bene, potete pensare, questo è un esempio artificioso, perché hai messo solo tre seggi con cinque liste, facciamo un altro per capire che non dipende dalla capacità dell'esempio. Adesso ne prendiamo un esempio con 20 seggi e tre liste. Eh? Vediamo se c'è lo stesso, una cosa ancora più impressionante. Qui c'è sta posto per tutti, sono 20 seggi, 3 liste, 600.000 voti. La lista ha preso 51,5%. Se quello troppo non dica, se volete interrompere, con le domande non necessariamente alla fine, eh. Se c'è qualcosa che è sfuggito, alzando con la mano io mi fermo senza sigaretta. Vado? Alla fine. Eh? Anche alla fine, sì, ma se qualcuno magari prende il filo e non vuole interrompere, mi può interrompere. Allora, la lista A prende il 55%, la lista B 31,5%, la lista C 17%. Allora andiamo a fare il quoziente elettorale, ci andiamo a moltiplicare questa percentuale per 20, no? Per vedere quanti seggi mi tocca a ciascuna lista. Se A, andiamo per 20, la lista A diviene 10,3, la lista B 6,3, la lista C 3,4. Quindi 10 seggi vanno alla lista A, 6 alla lista B e 3 alla lista C. Già siamo a 19, quasi finiti, no? Per dare l'ultimo seggio si guarda che c'è il resto più elevato, c'è la C, che c'è 0,4, c'è 0,3, e quindi un seggio, scusate, sì, la lista C, e quindi va ancora la lista C, perciò 10 seggi per la lista A, 6 alla lista B, e per la lista C, più 1 alla lista C, sì, sì, no, scusate, se lo scambiassimo io. Quindi 10, 6 e 3, più 1 alla C, quindi 4 alla C, no? In conclusione, la lista C con 4 seggi ha più di un terzo dei seggi della lista A, pur avendo meno di un terzo dei voti A. Che vuol dire? Se la lista C ha 4 seggi, la lista A ce n'ha 10, no? È chiaro che la lista C ha più di un terzo dei seggi della lista A, perché un terzo di 10 fa 3 di 3, mentre come voti c'ha meno di un terzo, perché se andiamo ai voti a fare percentuale, vedete la lista C sta al 17%, che è meno di un terzo del 51, no? Quindi ecco, la proporzionale salta al momento della tale seggi, non ha rispettato la funzione, no? Non solo, non finisce qui, ma quest'ultima, la lista, pur avendo avuto la maggioranza assoluta dei voti, perché se guardate i voti e il percentuale, la lista ha la maggioranza assoluta, dovrebbe avere la maggioranza assoluta dei seggi, dovrebbe averne più di 10, non dovrebbe averne 11, no? E invece ce n'ha 10, cioè non c'ha... ha solo la metà dei seggi, quella metà della maggioranza ha solo la metà. Quindi vedete che non dipendeva dalla popolarità del fatto di avere pochi seggi e tante liste. Qui abbiamo molti seggi o meno liste, ma lo stesso è facile fare esempi in cui la proporzionalità salta, no? Quindi il sistema proporzionale sia democratico in questo momento di rispettare le porzioni non è vero, perché poi vengono stravolte da questa... E come avevo detto all'inizio, no? In realtà non è un difetto del sistema proporzionale, tanto. Il sistema proporzionale è quello che sorprende di più, perché molta gente, almeno a livello di credenze popolari, diciamo, diffuse, tutti pensano che è proporzionale, quindi meglio di quello che c'è, nessuno va a ripetere che poi ci sono i resti, quindi i quozienti sono interi, perciò non è possibile fare una proporzione assoluta, perché i seggi non si possono affettare. Ma addirittura c'è un famoso teorema, del quale io non rinuncio, diciamo, a livello elementare, ma spero possa essere comprensibile a tutti, cito solo alcuni aspetti di questo fatto. Rispondendo a questa domanda, ma esiste un sistema elettorale che eviti questi paradossi? I paradossi di questo tipo? Allora proviamo a chiedere, un sistema elettorale è quello che potremmo chiamare dei requisiti minimi o minimali di democraticità, sui quali forse tutti potrebbero essere d'accordo. Per esempio, chi è che non è d'accordo che dovrebbe valere per il sistema elettorale la monotonia? Che vuol dire? Se il numero di voti di una lista A è maggiore o uguale di quelli della lista B, ad A dovrebbe aspettare un numero di seggi maggiore o uguale di quelli di B. No, è naturale di questo, perché tutti i G vorrei un sistema elettorale che rispetta almeno questo. Beh, se ho più voti, io sarò faccio più seggi. Ma non solo, ma anche la maggioranza. La lista A aspetta la maggioranza assoluta dei seggi, se solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti. No?
maggioranza assoluta, 51, e poi mi riprendo solo la metà, no? Io vorrei, per rispettare la democraticità, no? Che la maggioranza assoluta dei seggi, già io mi ho detto tutto qua perché la sede di domino, non ci avevo pensato. No? Aspetta la maggioranza assoluta dei seggi, se solo se si ottiene la maggioranza assoluta dei voti. E poi c'è quella che si può chiamare la divinità. Se la lista A spettano X seggi e la lista B spettano Y seggi, se proviamo a fondere in un'unica lista le due liste, A più B le chiamiamo, alla quale diamo i voti complessivi delle due liste, allora la lista A più B dovrebbe aspettare almeno, ma anche senza almeno, magari X, B, Y seggi, se poi di più, vabbè, non stesso, ma almeno X, B, Y seggi. Se io mi sono conquistato da solo X seggi, ora si è conquistato da solo Y, le riuniamo con gli stessi voti, dovrei avere almeno X e B, Y seggi. Questi sono tre requisiti minimi, poi non possono piacere, non piacere, non piacere altri, ma iniziamo per questi tre. Bene, non esiste nessun sistema elettorale che può soddisfare tutte e tre queste condizioni. Per credere, per fare un po' di esempio, no? prendiamo un tipo di votazione, vediamo che tipo di esempio fatti prima. Ebbene, nonostante la loro evidente ragionevolezza, questi tre requisiti sono tra loro incompatibili, nel senso che non può esistere, tutte e tre insieme. Nel senso che non così il sistema che soddisfa tutti. Facciamo tre seggi e voti vale 85 e 4 liste. Vedete che prendono l'11,8% la lista A, il 17,6% la lista B, il 23,5% la lista C e il 47,1% la lista D. Quali distribuzione dei seggi? Adesso non facciamo la proporzionale, perché non sto usando il metodo proporzionale, sto usando qualunque sia il metodo elettorale. Qual è una distribuzione dei seggi che rispetta quei requisiti? Non voglio dire uso la proporzionale, uso la maggioranza, non so niente, ma chiedo di rispettare quei requisiti. Rispetto nel requisito 1 tre ripartizioni diverse dei seggi. Quali sono? Il requisito 1, ricordate cos'è? Il requisito 1 vuol dire che se il numero di voti di una lista è maggiore o uguale a quello della lista B, ad aspetto il numero di seggi maggiore o uguale a quello di B. Quindi bisogna che D ha più seggi di C, C più di B e B più di A, no? Di maggiore o uguale. Per rispettare il numero. Quali ripartizioni di seggi del sistema rispetto? Non ce ne sono tre. Possiamo dare tutte e tre i seggi alla lista B. Se diamo tutte le seggi alla lista B è rispettato perché è maggiore o uguale delle altre, non c'è il maggiore seggio o maggiore uguale. Però se fate così, violate il requisito secondo, perché la lista B avrebbe la maggioranza assoluta, ma non ha una maggioranza assoluta, no? Perché ha avuto soltanto il 47%. Quindi rispettiamo il requisito 1, ma violiamo il 2, no? Allora vediamo un'altra, sempre rispettando la prima, perché poi passiamo alle altre. Vuol dire che la prima non la possiamo soddisfare dando tutti i seggi a D. Allora soddisfacciamola. Dando due seggi alla lista D e uno alla lista C, no? Diamo due alla D e uno alla C, continua a rispettare, poi ce n'è più di quello e quello è zero. Ma pure questa viola il requisito 2, no? Perché la lista D non ha scusate. È scattato per lo stesso motivo, perché continua ad avere la lista D la maggioranza assoluta, no? Ce n'ha due, per l'altro ce n'ha uno, quindi c'è la maggioranza assoluta su tre seggi. Quindi anche facendo non tutte e tre a D, ma due a D e una a C, viene violata ancora la seconda proprietà. La terza possibilità di rispettare la 1 è di assegnare un seggio per 1 a D, B e C, sono tre soli, quindi bisogna dare un seggio per 1 a D, B e C, A, poi niente, è l'ultimo, quindi a D, B, C. In questo modo avremo rispettato la prima condizione, no? Però anche questa va scattata perché questa viola la 3, mi sembra. Perché questa viola la 3? Perché se essa regola le previste B e C, la lista B più C, siccome hanno tutto un seggio per uno B e C, dovrei forse avere almeno due seggi, che risulterebbe essere la maggioranza assoluta, perché sono tre in tutto. Io anche così ho deciso due, perché la lista B più C dispone solo del 41,1%. Andate a fare la somma, B più C, se fate la somma di questi due, è il 41,1. Quindi la somma di B più C c'ha solo il 41%, non c'ha la maggioranza, ma unificandole con gli stessi voti, ripeto la definizione della proprietà 3, e dando un numero di seggi uguale a quelli che avevano conseguito separatamente, viene violata la proprietà 3, non viene rispettata la condizione.
viene volata per più da 2, anche da 2, applicando la 3, viene volata da 2, cioè non c'è una maggioranza assoluta, ma c'è una maggioranza di 2 seggi. Se ho fatto confusione, alla fine me ne dico che non è vero. Siamo arrivati. Nessun sistema elettorale può quindi essere naturalmente difeso in base ai suoi presunti pregi intrinseci. E allora già da andare in campo con la politica. Domande? Io cerco di essere più elementare possibile, spero di essere stato consigliere. Sono domande, magari consiglio di vedere, approfondire. Se la conclusione è un po' disperata. Vabbè, ma è colpa mia. Non è colpa mia. Non è colpa mia, disperata. C'è di peggio. Beh, in realtà tu hai dimostrato che è quello proporzionale che non funziona lì. Certo, però qualcuno potrebbe pensare, ma quello è effettivamente un problema, quindi non pensare. Qual è quello? L'ultimo? No, quello che è una quello che è il teorema di Condorcet, quello sopra, no? È effettivamente un problema, perché sì, quello era solo un esempio, non è che. Vabbè, il proporzionale è andato facile, allora come immagine ne cerca un altro, invece no. Sì, no, tutti, nel senso che non è proprio possibile. Quanti sono sorpresi da questo fatto oppure lo sapevano, non avevano già orecchiato questa cosa? No, a parte gli esperti. Gli esperti che sono felicissimi dell'ultima riga. Io non lo ricordo. Pochissimo. Voglio dire, chi lavora e chi sta nel campo è chiaro che lo sa, ma che si vedeva un popolo, qualcuno immaginava questa cosa della audience, che qualcuno che si aspettava una cosa del genere, non pensava. In generale, considerava per il più. La democrazia diretta è impossibile, nel senso che se tu richiedi alcune cose, tipo queste, che sono proprio basilari, allora non puoi escludere la dittatura, che è... Qual era il sistema di ripartizione della maggioritaria proporzionale? Dopodiché faccio vedere, per esempio, che
almeno per esempio, ne posso fare altri, anche quelli in cui, come dice, la Giunti funziona, ma ci sono quelli in altri in cui non funziona. Dopodiché faccio vedere che tu hai dato per esempio che non si riesce, o è tedesco, o è svedese, o sono tutti perfetti. Sì, ma poi sono quelli che hanno la seconda preferenza, quelli forse sono un po' più democratici, loro sono tutti il numero di figli. E allora se uno c'è un po' del vero vecchio, no? Non può dare. Prego. Dicevo, Rai. Prendiamo tutti in sedio perché noi ci siamo consonati. A me piacciono quelli tipo australiani che ci può dare la seconda, terza, quarta, quinta preferenza in mezzo al tipo di sistema. E allora poi il primo uno conta le prime preferenze, poi se chi non riesce a fare fuori con le prime si guardano le seconde. Purtroppo parlava di male minore lui, no? Se lui è un male minore. Beh, non è vero, perché quello non impedisce il traffico. Niente, che non è banale, cioè. Forse in Australia funziona, non lo so. Dipende quante preferenze è eccessive, se è più. No, c'è quello del Senato Ferro, le puoi dare la stessa. È difficile poi fare la portata del 60. No, è che forse. Un tratto è la portata di. Vabbè, metteremo di altro che funziona, ma anche che potresti avere. Io vado a mettere la vignetta. Soddisfatto della non risposta. Quindi non ho risposto, però non ho risposto. Perché non possiamo entrare nel merito dei singoli sistemi, però c'è sempre, si trova sempre il fatto. Quindi inoltre questa conferenza diciamo, si conclude, possiamo proseguire con le altre due di cibernetica e matematica, Palazzo Trinci, tenuta rispettivamente dal professor Roberto Cordeschi e dalla professoressa Giulianella Qualetti, alla Sala Pittaglioli, al Palazzo Comunale, diciamo in piazza come indicazione, no? Per avere il dubbi più nota. Così vediamo un po' le bellezze di fuori. Esatto, fate un ancora.